Con grande compassione sociale, Courbet ritrae gli spaccapietre. Commuove qui il realismo nel dipingere la pentola e il pane della colazione degli operai, con una grande capacità descrittiva. Saranno loro la base, gente umile, su cui si svilupperà l'industria edile del XIX secolo. Ma il lavoro non è solo industria. Esistono anche gli artigiani e ce lo ricorda Caillebotte in questo quadro che è una delle prime rappresentazioni del proletariato urbano. Se i contadini o i lavoratori delle campagne sono stati spesso raffigurati, raramente gli operai della città hanno costituito un motivo di ispirazione per i pittori. Tra martelli, pialle e trucioli, questi artigiani svolgono alacremente il loro compito. Un uomo e una donna recitano l'Angelus. I due contadini hanno interrotto la raccolta delle patate e tutti i loro strumenti di lavoro, il forcone, il cesto, i sacchi e la carriola, sono raffigurati sulla tela. Attraverso la raffigurazione di una scena semplice, l'artista si prefigge di illustrare i ritmi immutabili che scandiscono la vita dei campi. In questo caso l'interesse del pittore è rivolto al tempo della pausa, del riposo. Siamo abituati a vedere il Van Gogh delle nature morte, dei ritratti e dei paesaggi, mentre non siamo avvezzi a guardare il Van Gogh realista prima di giungere a Parigi. Qui descrive la povera gente, le raccoglitrici di patate. Prive di ogni poesia, chine su zappe, vanghe con mani nodose e un piccolo cesto di patate da un lato, sono povere anche nel loro raccolto. Nei capolavori di Morbelli ritroviamo una grande attenzione per la sorte dei lavoratori d'Italia. Qui l'artista coglie un momento di lavoro delle risaiole o mondine. Chine sull'acqua non ne vediamo i volti, percepiamo solo il gesto e la fatica. Il tutto è ambientato in una pianura soleggiata e afosa e il cielo lo vediamo solo perché è riflesso nell'acqua alle spalle delle lavoratrici. Quest'opera rappresenta dei braccianti impegnati a trascinare con delle corde una chiatta lungo l'argine dell'Arno. I braccianti hanno le gambe affondate nel terreno fino ai polpacci, le braccia abbandonate sui fianchi. La stanchezza degli uomini che si muovono per inerzia contrasta con il paesaggio circostante che trasmette serenità. Questo quadro funziona come manifesto di denuncia sociale per i contadini sfruttati contro la borghesia sfruttatrice. Come vediamo bene in questo dipinto, mentre il primo proletariato inglese è minerario e siderurgico, in Italia invece è tessile e in predominanza femminile. Nell'opera di Migliara si possono vedere i pignoni di legno che muovono la meccanica della fabbrica Milius a Boffalora. La prima che utilizzò la forza motrice a vapore. L'industria parallela a quella tessile fu quella legata al ferro nel suo percorso dalla miniera al maglio. Maglio che in Goya diventa semplicemente il martello, strumento artigianale usato con una forza quasi mitologica, sottolineata dai muscoli degli uomini, dalle forti braccia e dalle pesanti spalle mascoline. Monet in questo dipinto, in maniera inusuale per colui che si dedicherà solo al bello, ci descrive operai che scaricano come formichine il carbone, perché l'Europa industriale da allora è quella del carbone e delle miniere. La Senna in questo caso non è il luogo festoso e spensierato in cui si svolgono le regate, ma è il fiume che trasporta le chiatte. I toni spenti dal verde al grigio conferiscono alla scena un'atmosfera ovattata. Le figure private della loro personalità sono l'immagine della triste e misera condizione operaia. Per concludere, Walden negli anni 20 dipinge una realtà produttiva fatta di fumi, ruggini e fuliggini, che descrive bene l'Inghilterra industriale di inizio Novecento. Un lavoro fatto di ferro e fuoco e che si trasformerà nel ferro e nel fuoco della Prima Guerra Mondiale.